l'intervento di Gigi D'Alessio. Sì, noi ci siamo. E poi commentiamo un attimo, perché il mio già fatto la domanda. Aspettate un attimo. Vai. Perché in questo momento c'è il, praticamente c'è il collega, ecco, sentite un po'. Cosa sta dicendo? Sì, ti posso dare già qualche dritta. Praticamente stanno, Medin Sud dovrebbe come conduttore Gigi D'Alessio, e lui sta dicendo che ancora la notizia non è arrivata, che se c'è una parte musicale, allora lui più che presentatore vorrebbe fare qualcosa. Questo è un po' il concetto di Gigi, perché si sta notando praticamente la sua, diciamo, facilità nel condurre, visto anche ieri la domanda è stata prettamente sull'ironico, perché è stato fatto vari sketch con Nicola Savino, poi vederli anche dal vivo ho potuto constatare oggettivamente che era a suo agio. Quindi noi abbiamo avuto il piacere già di parlare con Sergio, che abbiamo mandato un po' di dirette, gli occhi dicono tutti, anche se sono piccoli. Sì, sono delle fessurette proprio. Ma ieri sera era molto emozionato alla fine della sua interpretazione. Mamma mia, ragazzi, cioè, lui era emozionato. Allora, praticamente la foto che voi vedete, che io ho appena mandato col bacio, io ero lì e lui aveva il cuore a mille, perché stava per uscire. Ed è emozionato, nonostante sta facendo, rilasciando interviste, go-go, ed è amatissimo. E lui si ferma con tutti, nonostante qui ci sono dei tempi incredibili, io mi direte, vi faccio vedere come ci si assale verso un artista. E quindi immaginate quello che c'è dietro quando deve fare gli autografi. Lui si ferma con i bimbi e durante il red carpet una cosa che ho notato proprio è quella che dava il 5 ai bimbi, e non lo fa tanto per mania di protagonismo, è proprio una persona con un cuore immenso. No, anche perché sì, tu che sei lì ce lo racconterai, sì, poi allora, si vede la differenza tra chi lo fa con naturalezza o meno. Qualcuno che un po' forse ne parlo un po' di più è proprio per questo motivo, perché Sergio era emozionatissimo qui, e calcolate che qua siamo giornalisti, quindi siamo colleghi di radio, colleghi di televisione, in teoria lui è abituato a un contrastai, dice sul palco stai cantando, quindi lui ovviamente da adesso insomma meno emozionato, ci stiamo giocando. Una cosa che noi cerchiamo anche di andare fuori da quelle che sono le stesse domande, perché poi la domanda è sempre la stessa, la canzone, la melodia, anche a scherzare un po' cerchiamo di arrivare. Se poi c'è qualcosa che anche i nostri ascoltatori vogliono sapere dei cantanti in particolare, potete inviare qualche mail, qualche messaggio, poi lo fate recapitare, perché pomeriggio avremo altri ospiti, mi pare che li puoi poi annunciare tu, li ricordi, non ho davanti la scaletta. Sì. Io posso solo dire che avremo a breve qui dalla stampa Maria Di Filippi e Carlo Conti. Quindi avremo la diretta, avremo l'intervista che andrò a fare, e chiederemo qualcosina a Maria De Filippi, sicuramente sul bacio. Anche se quello ha scatenato tante domande, tante domande, poi sì, sono tante le domande, i tempi qua sono brevissimi, noi riusciamo in qualche modo, giornalisti, come dice Cristina Condello, giornalisti d'assalto appena scritto. Ringrazio ancora te che sei lì presente e che stiamo dando questi, che arrivano queste interviste anche in proprio in tempo reale. In tempo reale, infatti noi ringraziamo voi, ti porti i saluti, abbiamo sentito poco fa in diretta telefonica Giuseppe Livoti, ti mando un grande abbraccio, io lo mando tramite la voce mia da parte sua a te. Grazie. Io sto ringraziando tutti, perché stanno arrivando tanti in privato messaggi per la radio, per quello che stiamo svolgendo, che poi è soltanto il nostro lavoro in realtà. Ci stiamo anche divertendo, non pensate. Vabbè, certo. Però è estenuante. Io dicevo prima, avete dei ritmi che sono pazzeschi. Allora, ragazzi, calcolate che noi ancora alle 3 del mattino facevamo l'intervista con Braschi, e poi nell'intervista che si vedrà dopo, io effettivamente ieri sera ho beccato praticamente i pizzaioli di Gigi D'Alessio qui al festival, e infatti ho chiesto se era realmente la sua pizza preferita, ed è pizza fritta, poi in intervista lo sentirete, pizza fritta con la provola e il pomodoro. Adesso io ti devo lasciare. Dai. Perché lui sta per salutare, e quindi ne ruberemo, vediamo qualche altro. Vai tranquilla, anche noi siamo in chiusura. Un bacio, Anto, ci sentiamo domani. Un abbraccio, ciao. A te tesoro, ciao.